Buon pomeriggio amici di Mediagol, ben trovati, giovedì 27 febbraio, San Leandro, mi faccio gli auguri da solo, ciao auguri Dolores. Leandro. Ecco qua, hai visto, l'hai scoperto, ti ho fatto una sorpresa così in avvio di puntata. Salutiamo tutti i nostri web spettatori, siamo in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, sul nostro portale www.mediagol.it e sulle piattaforme YouTube e Twitch. Anche quest'oggi, cara Dolores, parleremo in maniera approfondita e minuziosa del Palermo di Rosario Pergolizzi. Insomma, già lo vediamo dal nostro titolo, c'è una bella notizia in vista della prossima sfida, no? Ovvero? Sì, che si giocherà, ritornerà il calcio nella Scala di Palermo, cioè Renzo Barbera, rigorosamente a porte aperte. Addirittura il sindaco Orlando ha annunciato la sua presenza in tribuna proprio per sfatare tutti questi allarmismi e le voci che saranno rincorse nelle ultime ore su una possibile chiusura dello stadio ai tifosi. Questo non avverrà assolutamente perché appunto è stata confermata la sfida con le gradinate, le tribune, le curve assolutamente aperte ai tifosi. Sì, e speriamo che il Barbera sia il più gremito possibile, perché è assolutamente importante riprendere subito la marcia dopo lo stop nel derby esterno contro il Licata, un Palermo a caccia di riscatto. Mancano 9 giornate al termine del campionato. Il Palermo di Pergolizzi è capolista del girone I del campionato di Serie D con 7 punti di vantaggio sul Savoia. Insomma, una dote certamente considerevole, ma non ancora del tutto rassicurante. Dolores. Assolutamente no, diciamo che la fase finale è sempre quella più concitata e più calda, dove alla fine i giochi vengono fatti, e quindi non bisogna arretrare di un centimetro né in termini di concentrazione né in termini di determinazione, perché siamo alla volata finale e assolutamente il Palermo non può mancare l'obiettivo promozione. Allora, quanti ospiti prestigiosi, quanti personaggi simbolo della recente storia del Palermo nel corso di questa edizione del nostro format? Insomma, vado a memoria, da Delio Rossi a Giorgio Perinetti a Fabio Lupo a Federico Balzaretti, Antonio Nocerino, Francesco Benussi, Jimmy Fontana. Ecco, insomma, ho nominato 2 ottimi portieri non a caso, perché oggi continuiamo la tradizione dei i fenomeni tra i pali con Alberto Pomini. Ciao Alberto, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi sa una presentazione un po' esagerata, però l'accetto volentieri, dai. Meritata, meritata. Ciao Alberto. Allora, ciao. Alberto, ovviamente è inutile dirti che si stanno già scatenando i nostri tifosi con messaggi, attestazioni di stima, di affetto, perché sei rimasto un idolo, un beniamino del pubblico rosanero. E parto subito chiedendoti, ecco, che tipo di feedback hai ricevuto su questa nuova proprietà, su questo nuovo corso del Palermo di Mille di Piazza che riparte dalla Serie D? Ma l'impressione un po' è stata già, insomma, perché comunque Mirri già fece un intervento economico abbastanza importante già l'anno scorso quando c'eravamo noi, quindi l'impressione è sempre stata quella di una persona che avesse a cuore veramente la squadra della propria città, insomma, il voler rilanciare quello che comunque rappresenta un po' Palermo per tutta Italia. Poi in sostanza, poi sai, la visibilità del calcio è quella forse maggiore di tutte, quindi sicuramente grande passione. Poi penso che abbia trovato comunque in Di Piazza anche un partner economico abbastanza importante, quindi insomma è un progetto che può ripartire alla grande, credo. Certo, questo se lo augurano sicuramente i tifosi rosanero, insomma, comunque scottati da quelle che sono state le recenti vicissitudini in casa rosanero. Vicissitudine che tu hai vissuto in prima persona, infatti hai avuto esperienza a Palermo sia nella stagione 2017-2018 e poi 2018-2019, trovando sulla panchina il primo anno in particolare Tedino, poi sostituito nel rush finale da Stellone. Un tuo parallelo tra questi due allenatori, insomma, con cui ti sei trovato a misurarti
con vicende totalmente alterne, perché con Tedino all'inizio era stata una cavalcata vincente, poi arrivò l'inspiegabile per molti esonero di Lupo, si è rotto un po' il giocattolo, poi insomma alla fine arrivò Stellone in panchina, ma sicuramente quella promozione insomma è sfumata proprio all'ultimo. Ma sì, sono stati comunque due anni abbastanza particolari, anche perché insomma Tedino e Stellone si sono succeduti in entrambe le stagioni che sono stato io, quindi insomma sì, indubbiamente a livello sportivo è stata un po' anche una mancanza dei miei giocatori, responsabilità anche dei miei giocatori non essere riusciti, soprattutto il primo anno, a centrare la promozione. Poi trovare le motivazioni, se ne potrebbero trovare 1 milione, però sai, a volte le stagioni vanno così, certo, nei momenti di calo magari gli allenatori sono quelli che tendono ad essere quelli che pagano per tutti, e quindi sono state due stagioni che purtroppo a livello sportivo sono andate male e si sono un po' trascinate anche quello che è stato poi tutto il resto, poi perché in sostanza, dico probabilmente, poi dopo col senno di poi, magari avessimo tenuto la Serie A in uno di 2 anni, magari la società avrebbe avuto qualche chance in più per salvarsi. Alberto, un parallelismo tra i due tecnici molto diversi, sia per filosofia calcistica che per indole, Tedino e Stellone, anche sui due organici della tua esperienza a Palermo. Ecco, quale dei due a tuo avviso era più completo, era più forte? Oddio, il parallelo tra i due tecnici. Stellone è una persona che ti faceva stare a livello sportivo di vita, ti faceva stare molto più sereno, nel senso che comunque avendo fatto giocatore per tanti anni sapeva un po' colpirti in quella che era l'anima del giocatore, mentre Tedino era più un professore, uno che badava molto più alla tattica, e quindi questa era la differenza. Magari avendo fatto poco il calciatore magari aveva qualcosina in meno nel rapporto con i giocatori, ma magari ti poteva dare qualcosina in più, però sai, col senno di poi tutti e due hanno lasciato qualcosa, perché poi alla fine ogni allenatore ti lascia sempre qualcosa da prendere, e quindi purtroppo con entrambi non siamo riusciti a fare il salto. E la rosa, se devi guardare la rosa di tutti e due gli anni, è difficile dire qual è la più forte. Probabilmente il primo anno abbiamo fatto vedere forse per lunghi tratti un calcio forse migliore, però come rosa penso che tutti e due gli anni ci siano equivalenti abbastanza. Alberto, vorrei chiudere il capitolo relativo alle delusioni con quel finale molto molto controverso e difficile sia dal punto di vista professionale che umano per voi calciatori, con i vari passaggi di proprietà e le difficoltà dal punto di vista economico e finanziario che erano estremamente evidenti, palesi giorno dopo giorno. Ricordo quella conferenza stampa di gruppo in cui voi, insomma, pur non percependo l'ultima parte degli stipendi, insomma, avete dimostrato grande professionalità, grande attaccamento alla maglia, e i tifosi questo lo hanno apprezzato particolarmente. Ecco, che giorni sono stati non solo per il Pomini portiere calciatore, ma anche per il Pomini uomo? Sì, diciamo che l'anno scorso la situazione economica e la situazione un po' turbolenta societaria si trascinava un po' già da novembre, dalla famosa cessione a questo gruppo di inglesi, insomma, e quindi è stato un po', penso che sia stato, non dico la situazione decisiva, ma forse è stata una situazione che ha inciso pesantemente, perché a prescindere dal fatto che durante la stagione comunque si tende sempre a cercare di mettere in secondo piano quelle situazioni, però poi alla lunga un pochino ti toglie. È chiaro, gli ultimi mesi poi prima con la retrocessione, con praticamente la retrocessione a tavolino, e poi con la mancanza di punti di riferimento, è stato un dramma per tutti. Probabilmente noi giocatori adesso
siamo caduti in piedi perché tanti si sono trovati in altre realtà, però io in contatto con persone che lavoravano a Palermo ci sono ancora e so che insomma è una situazione pesante per tutti, ecco, quello è un po' quello che è stato poi il resoconto della seconda parte della stagione. A proposito di giocatori caduti in piedi, come dicevi tu, io ti nomino Jajalo, Nestorowski, Rispoli e Lagumina, che sono quelli che sono riusciti a ritrovare la Serie A. Un tuo ricordo, un tuo giudizio su questi quattro giocatori, i tuoi compagni, i tuoi ex compagni? Giocatori di Serie A, ma il fatto di dire che i giocatori sono caduti in piedi vuol dire anche rispecchiare un po' quelle che erano le proprie qualità, certo. Non mi sorprende insomma comunque trovare giocatori di quel calibro che giocano nella massima serie, perché comunque le qualità che hanno fatto vedere dimostrano che possono giocare in massima serie. Poi per carità le annate sono tutte differenti, quindi anche noi stessi giocatori possiamo avere un anno dove facciamo bene, un anno dove magari non siamo alle aspettative della gente, quindi però comunque le qualità dei giocatori insomma non si discutono. Allora Alberto, adesso sei il portiere del Venezia, il vostro obiettivo chiaramente è una salvezza possibilmente tranquilla in questa stagione di Serie B, ti chiedo subito insomma un quadro descrittivo di questa nuova realtà sia calcistica che ambientale e poi parliamo anche insomma del vero trade union dirigenziale umano tra la tua esperienza a Palermo e quella a Venezia, ovvero il direttore sportivo Fabio Lupo. Sì, guarda, ti dico, la realtà qui è una realtà insomma che sta crescendo, perché comunque anche loro sono ripartiti da un fallimento e quindi sono 4-5 anni che sono dovuti risalire dalla Serie D. È una società che non fa passi più lunghi della gamba, giustamente, dove cura il bilancio, dove cura il dettaglio della sopravvivenza. E sappiamo benissimo insomma che il nostro obiettivo è quello di cercare di ottenere la salvezza, per comunque cercare di portare avanti un progetto che hanno in mente insomma ai vertici della società. Ecco, certo, una realtà sicuramente diversa da Palermo per quanto riguarda il seguito e tutto quello che lo circonda, però comunque è una società che ti fa stare bene a misura d'uomo. Fabio Lupo sta conquistando un po' tutti, no? Anche lì dal punto di vista sia manageriale che umano, mi sembra di capire. Sì, guarda, io quel direttore insomma fu lui a volermi a Palermo, quindi esatto. Fu il primo a chiamarmi poi a fine stagione, quindi non posso che avere parole positive nei suoi confronti sia a livello umano, perché anche qui a Venezia i giocatori lo stanno scoprendo a livello umano e ne rimangono tutti positivamente ammirato insomma, perché comunque è una persona molto sincera e molto alla mano, e per un giocatore insomma sentire la fiducia di una persona che comunque si mette al tuo stesso livello è un po' più gratificante. Allora... E poi anche qui a livello manageriale lo stanno comunque conoscendo, perché comunque con un budget limitato comunque ha messo una squadra che comunque sta dimostrando, a prescindere dalle difficoltà di un campionato comunque della Serie B difficile, sta dimostrando un buon calcio, sta dimostrando diverse individualità interessanti. Questo è un po'. Dolores, a Venezia c'è un altro ex rosanero che sta diventando un centrocampista davvero coi fiocchi. Esattamente, tu l'hai conosciuto e l'hai visto muovere i primi passi a Palermo, stiamo parlando naturalmente di Fiordilino. Continua a tenere alte insomma le aspettative che c'erano su di lui, confermandosi veramente importantissimo nell'economia del gioco di squadra. Sì, ma Luca lo sa, glielo dissi penso dopo un mese che arrivai io a Palermo, quindi ancora 2 anni fa, ti dissi simpaticamente: tu sei un mio uomo, perché a me piacciono i giocatori determinati, coloro che hanno la mentalità, un certo tipo di mentalità. Infatti lui il lavoro durante la settimana lo fa sempre 2000, è stato tra virgolette sfortunato e magari non ha trovato lo spazio che meritava a Palermo, ma semplicemente per il fatto che obiettivamente insomma la qualità della rosa era molto alta, quindi era anche difficile trovare spazio. Adesso qua a Venezia si sta ritrovando il suo spazio e obiettivamente in questo momento penso che sia uno dei giocatori
abbastanza imprescindibili per il nostro gioco e per il carisma che mette Porta, che anche nonostante sia molto giovane comunque viene da esperienze in Serie C e si vede che anche a livello caratteriale è formato e quindi niente, ma lui lo sa, la stima che ho nei suoi confronti, quindi sfondate una porta aperta. Alberto, a gennaio sono arrivati giocatori importanti per la categoria, insomma mi riferisco a Longo, mi riferisco allo stesso Molinaro, a Gaetano Monachello, e certamente insomma vi aiuteranno, vi daranno un contributo importante per la conquista del vostro obiettivo, ma ti chiedo il tecnico Dionisi, mi arrivano referenze molto molto lusinghiere nei suoi confronti. Sì, allenatore è stata forse l'acquisto migliore che ha fatto il direttore, perché comunque effettivamente è un allenatore molto giovane, che ha allenato in Serie B, Serie C, dove ha fatto molto bene ed effettivamente ci ha catturato subito, sia nel modo di lavorare che per carisma, che è un allenatore che ha la strada comunque in salita, perché non è mai facile poi rimanere a questi livelli, però è un predestinato, non c'è dubbio che è un predestinato, perché comunque le conoscenze tecniche, le modalità di allenamento e tutto è da allenatore di alto livello. Allora Alberto, mentre ovviamente a nostra Dolores darà spazio anche a qualche commento, qualche messaggio ai nostri tifosi, io ti chiedo di fare un brevissimo affresco di tre allenatori davvero importanti con cui tu hai lavorato in carriera, riferimento a Stefano Pioli che oggi è sulla panchina del Milan, a Massimiliano Allegri che insomma ha stravinto con la Juventus e adesso è in attesa di una nuova stimolante avventura, e di Eusebio Di Francesco che ha fatto cose meravigliose in Champions League con la Roma e anche lui adesso insomma è in cerca di riscatto dopo l'esperienza alla Sampdoria non proprio felicissima. Il ritratto più tanto, penso alla fortuna che ho avuto ad avere degli allenatori del genere, più che altro, perché insomma i ritratti no. Allora, con Allegri lo ricordo con grande affetto, perché comunque avevo vinto la Serie C1 e c'era ancora la C1 e la C2 a Sassuolo, era all'inizio, e quindi lo ricordo con affetto, oltretutto perché è rimasto quello che è, nel senso una persona molto, molto alla mano, capacità di lettura delle partite incredibile, gestione dello spogliatoio incredibile, era un allenatore da grande squadra. Pioli me lo ricordo con grande affetto, perché comunque è stato l'anno dove praticamente ho cominciato a giocare con maggiore continuità con lui, e mi ricordo anche quando non giocavo comunque mi teneva sempre in grande considerazione, quindi è un rapporto umano che è cresciuto e che ancora tuttora ci sentiamo. E invece con Eusebio il rapporto è sempre stato speciale, perché comunque abbiamo vinto un campionato in Serie B, poi abbiamo fatto 3-4 anni di A ad altissimo livello raggiungendo anche l'Europa League, ma quella è stata sintonia subito a livello proprio personale, e più che un allenatore lo considero un amico, e lo sa anche lui e penso che lo pensi anche lui, insomma questo è un po'. Poi le cose degli allenatori, insomma la carriera parla per loro, quindi non penso che ci sia altro da aggiungere. Io invece ti riporto la tua esperienza al Sassuolo, perché vorrei una tua opinione su Berardi, che tra l'altro domenica giocherà la sua 250esima in maglia nero-verde. Come ti spieghi tu il fatto che lui stia rimanendo questa eterna promessa, che non riesca a spiccare insomma il volo e a confermarsi in lidi, migrare diciamo in lidi anche più importanti, perché col Sassuolo insomma sta galleggiando da 4 stagioni, ma in effetti non sta forse trovando lo spazio che meriterebbe? Sì, sembrava i primi anni con noi esploso a 20 anni in Serie B, poi dopo nei primi 2 anni di Serie A fece penso sui 32-33 gol i primi 2 anni di Serie A, quindi numeri incredibili, e in quel momento avrebbe dovuto prendere il treno che passava, che era quello della Juve. Probabilmente non si sentiva tanto pronto, perché comunque io lo conosco abbastanza bene, caratterialmente una persona abbastanza timida, poi adesso magari io ho 5 anni che non lo vedo più, quindi probabilmente sarà diventato uomo anche lui, però in quel momento che doveva fare il saltino non se l'è sentita, e poi
poi è anche vero che sai, a Sassuolo adesso vabbè, lo ricordo ormai, Squinzi che ci ha lasciato quest'anno, insomma, l'ha fatto diventare una bandiera. Poi credo che comunque anche Sassuolo stesso a un certo punto non se ne è più voluto privare, certo, per il semplice fatto perché comunque insomma Sassuolo è sempre stata una società abbastanza ambiziosa e che ha sempre cercato negli anni di portare avanti un determinato gruppo, un determinato tipo di persone. Probabilmente nel momento in cui Berardi non ha fatto il salto, penso che la famiglia Squinzi abbia ritenuto di poter puntare su di lui per fare campionati ad altissimo livello. Allora Alberto, prego, concludi, prego. No, dico, poi dopo sai, partendo così forte, magari hai sentito anche la pressione, non ha fatto benissimo gli ultimi due anni e quest'anno ha ricominciato un po' a tornare a quelli che sono stati i suoi livelli, però è chiaro che a 22-23 anni quando non prendi un treno poi diventa difficile di salirci, quello è. Poi insomma la carriera di tutto rispetto la sta facendo, la continuerà a fare e non è detto che si possa anche prendere un treno un po' più tardi, ecco, questa è un po' la situazione. Allora, ti liberiamo le ultime due domandine perché i tifosi sono davvero ben felici di riascoltarti, di risentirti, anche perché sappiamo insomma che hai lasciato anche dei legami umani molto saldi, molto forti nella nostra città. Certo. Infatti ti salutano in tanti e in tanti ricordano insomma quante volte ti hanno invocato a furor di popolo titolare tra i pali. Così. Ti prendevano idealmente di peso dalla panchina e ti portavano tra i pali alla porta del Barbera, Alberto, te lo ricordi? Ma sì, tanto a livello umano sento ancora tantissime persone che non ho mai nascosto che purtroppo è andata come non doveva andare, però non ti nascondo insomma che insomma, i due anni a Palermo per me sono stati umanamente penso i due anni più intensi della mia carriera sicuramente. Porto, non dico che mi viene la lacrima a pensarci, ma insomma con grandissimo affetto gli anni che ho passato me li ricordo, me li porterò sempre nel cuore, ma insomma lo dico a voi, ma chi mi conosce lo sa, insomma non è inutile nasconderlo. Allora Alberto, con Sforzini hai giocato, con Accardi idem, insomma lo conosci, Pelagotti, sì. Pelagotti immagino insomma che sia un sì, portiere che hai incrociato più volte, ecco, sono questi i tre giocatori che conosci meglio della rosa attuale del Palermo? Sì, poi con Crivello ci siamo incontrati, esatto, abbastanza spesso. Sì, con Nando ho giocato, ormai sono passati, caspita, ormai sono vecchio e duro anche fare i conti. A Sassuolo, con Sassuolo. Sì, i primi anni di Sassuolo, me lo ricordo, è rimasto uguale, vedo che fisicamente è rimasto uguale. Quindi o stava male all'inizio o si è mantenuto bene, dopo bisogna capire bene. Sarà contento, no, lui. Sì, no, Pelagotti lo conosco, insomma ci sentiamo ancora adesso, tuttora, ancora ci sentiamo ogni tanto, perché comunque ci siamo incrociati mille volte, quindi sì, certo, sono giocatori che con la Serie B non c'entrano nulla, ecco, insomma, sono giocatori su cui credo il Palermo abbia deciso di ripartire, perché comunque magari gli possono garantire una certa continuità anche nell'eventuale salto di categoria, addirittura di due categorie. Allora chiudiamo così, perché tu sei un uomo estremamente razionale, lucido, un leader carismatico che hai un peso specifico straordinario all'interno dello spogliatoio, al di là ovviamente di quante presenze collezioni, di quante partite giochi, ma io ti chiedo e lo faccio con assoluta schiettezza e sincerità, ecco, come ci si sente ad essere un dodicesimo, una chioccia magari per ruolo, per contratto, è un titolare assoluto per rendimento, ci vuole tanto equilibrio, è difficile, sì, no, vivere questo dualismo interiore? Sì, certo, assolutamente sì, perché poi io tendenzialmente di carattere tendo ad essere una persona molto equilibrata e molto eccetto di essere abbastanza tranquillo. Però con la stessa schiettezza con cui me lo dici, dico che anche a me magari vedere ogni tanto mi rode un po' il culo, insomma, mettiamo. Però è anche quella motivazione che comunque mi fa andare avanti, nel senso che io ho sempre detto che nel momento in cui giocare o non giocare non mi fa più caldo né freddo e non ho più quell'emozione dentro, è giusto anche che uno decida di fare qualcos'altro. Poi gli ultimi anni, insomma, mi è stato affidato questo ruolo e lo faccio anche con grande entusiasmo, perché comunque mi rendo conto che probabilmente
anch'io, se nel mio, quando ero giovane, nel mio passato, avessi avuto probabilmente magari una persona, un mio secondo, che fosse stato come me, magari avrei potuto fare il salto di categoria, magari avrei potuto fare un saltino in più, avrei aumentato la mia qualità. E quindi metto questo mio, tra virgolette, rammarico un po' a disposizione dei miei compagni di squadra. Infatti gli ultimi 2-3 anni c'è con gli Osi, perché con Brigno, quest'anno con Legge, insomma, ho un rapporto che va al di là del rapporto lavorativo, siamo diventati veramente amici, ci sentiamo spesso, quindi poi il fattore umano poi è quello che ti porti di più di tutto. Poi dopo, se ti capita come primo anno di giocare di più e di meritare, è normale che poi uno ci prende anche gusto. Però... Allora Alberto, questa la dico io, perché tu sei stato sicuramente un acquisto di punta del Venezia di Fabio Lupo, eri arrivato da poco in Laguna, ma avevi tantissimi estimatori ancora in massima serie. Quindi quando è arrivato, si è palesato, insomma, l'interessamento della Sampdoria, con Eusebio Di Francesco ancora in panchina, che avrebbe gradito tornare a lavorare con Alberto Pomini, lì è stato bravo il direttore sportivo Fabio Lupo, con grande fermezza, a tutelare e a difendere ovviamente la sua scelta, l'imprescindibilità di Alberto all'interno dell'organico del Venezia. Ed è stato bravo anche Alberto, perché insomma non è facile per un calciatore arrivato insomma a quel punto della carriera rinunciare alla possibilità di tornare in Serie A, ma ha voluto mantenere fede al suo impegno e anche onorare l'investimento di fiducia ed economico che il Venezia aveva compiuto nei suoi confronti. Ma sì, poi sai, dopo c'è sempre una serie di fattori un po' sì, che si combaciano, e chiaro che non è stata facile neanche lì, Alberto. No, lo so, però comunque io ti ripeto, come ho parlato prima, insomma, al direttore veramente devo tanto, perché comunque per me rimane il fatto che comunque nel momento in cui lui mi scelse per venire a Palermo, per me è stato veramente un onore, perché intanto comunque venivo da 2-3 anni dove non giocavo a Sassuolo, quindi già quello per me era già uno step in avanti. E poi perché per quello che ho vissuto, per il rapporto che abbiamo avuto, insomma, non me la sarei mai sentito di fare un torto. Poi nel momento in cui per combinazione sono rimasto a Venezia, insomma, mi sono messo a disposizione, ma ero a disposizione anche prima, ma non ti ripeto, come carattere io sono una persona che una volta che decido una strada la porta fino in fondo. Poi dopo sai, questione di poi, magari anche in passato avrei fatto anche delle altre scelte, certo, ma non c'è la sfera magica, quindi è giusto che anche le scelte vadano fatte anche per altri aspetti. E per me, ti ripeto, l'aspetto umano è quello più importante, e quindi sono molto contento di essere qui. L'hai dimostrato, quindi, Alberto. Sì, no, ma ti ripeto, poi adesso fortunatamente sfortuna per Luca, che si è fatto male, mi dispiace per Legge, che comunque doveva stare fuori un mesetto. Se riesco anche a giocare qualche partita, insomma, è anche una soddisfazione personale, un premio personale che mi godo molto volentieri, soprattutto. Sì, sei uno di quei dodicesimi ingombranti come Jimmy Fontana, esatto. Abbiamo ospitato tanti dodicesimi ingombranti. No, allora bisogna distinguere, perché quelle sono le istituzioni ed è giusto mantenerle, è giusto anche dividere un po' quelle che sono le carriere e quelle che sono le qualità. Tu sei curioso per sapere cosa farà in futuro. Sì, io ti devo fare un'ultima domanda. Come ti vedi fra 10 anni? Dico 10 anni, poi insomma stabilirai tu quando sarà questo tuo futuro. Se ti immagini come, che so, direttore sportivo, piuttosto che allenatore, piuttosto che preparatore dei portieri, perché insomma la tua esperienza non può essere buttata alle ortiche, no? Allora, intanto bisogna capire intanto se la mia esperienza qualcuno servirà anche dopo, perché poi nel calcio è sempre facile parlare, sì, ma potresti, però poi quando finisce, dopo bisogna trovare anche chi ti dà l'opportunità. Certo. Sicuramente delle tre cose che hai detto non farò mai l'allenatore, perché uno non sono in grado a livello caratteriale, perché non sarei in grado. E poi non lo so, a momenti della giornata mi verrebbe voglia di mettere la mia esperienza per allenare i portieri, delle volte mi piacerebbe fare il procuratore, delle volte mi piacerebbe pensare di poter fare il talent scout. Sai, sono in un momento dove le idee mi passano abbastanza in fretta, e quindi sai, dipende anche dalle opportunità che poi si creano, nel senso che
e alla fine anche il tipo di chiamata che ti può arrivare magari ti può anche indirizzare, ti rende più facile la scelta. Certo. Quindi sono in attesa, intanto finché mi danno l'opportunità di fare il giocatore continuo a farlo perché mi diverto e mi faccio, e finché ci cascano cerco di approfittarne. Allora Alberto, ti inviamo l'abbraccio ideale e virtuale del popolo rosanero di tutta la città di Palermo. Ci scusiamo per averti trattenuto oltremodo, ma insomma ne abbiamo un po' approfittato perché c'era grande voglia da parte dei tifosi. Forse, del piacere, forse ho chiacchierato di più io volentieri, quindi. Alberto, un abbraccio in bocca al lupo per il tuo Venezia. Sì, io faccio un in bocca al lupo lì a tutti voi, a Palermo, e mi auguro che possa veramente tornare dove conta, perché ti ripeto, al di là della mia esperienza, comunque Palermo è una città che si merita ben altro ed è giusto che dopo queste delusioni degli ultimi anni venga ridato entusiasmo, venga ridato tutto quello che insomma si merita quella città. Grazie Alberto, buon pomeriggio. Ciao Alberto, grazie. Ciao. Salutiamo Alberto Pomini, insomma davvero è il caso, un piacere, di dire, no? Viva il lupo in tutti, sotto tutti i punti di anche, vista. Ecco, sì, citando ovviamente l'ex direttore sportivo del Palermo, attuale direttore sportivo del Venezia, e insomma Alberto Pomini si è confermato un personaggio straordinario, oltre che un ottimo portiere, insomma un uomo leale, trasparente, coerente e estremamente affabile, tra l'altro molto simpatico. Insomma è stata un'intervista, una chiacchierata davvero amabile, Dolores. Sì, quando hai la possibilità di interfacciarti con persone ricche, non solo professionalmente ma anche umanamente, insomma gli argomenti non mancano e loro si prestano, così come ha fatto Alberto Pomini, insomma a varie ed eventuali. Sì, allora io devo gratificare il lavoro di Alessio che mi aveva preparato delle grafiche interessanti in questo scorcio finale della trasmissione, ovvero la volata per la promozione diretta in Serie C, quindi le ultime 9 giornate, gli impegni di Palermo e Savoia, di cui 7 diventano fondamentali perché bisogna vincere almeno 7 partite per essere per la matematica, esatto, certezza, al sicuro. E poi abbiamo anche la classifica, ci fa sempre piacere rivederla se tu hai dei messaggi o dei commenti, insomma magari da parte dei nostri web spettatori puoi anche sì, dare spazio. Allora, in realtà mi fa sorridere Matteo che okay, ci scrive a proposito della notizia che abbiamo dato in apertura, ovvero della conferma della possibilità di assistere allo stadio, al match tra il Palermo e il Nola. Matteo purtroppo scrive: io non ci sarò perché i miei genitori si scontrano con la paura per il coronavirus e quindi, nonostante avrei voluto essere presente, mio malgrado insomma deve obbedire. Esatto, ti farà da lontano, immagino. Allora, in attesa della magica grafica che sta per qui proporci, già la vediamo, proprio, mamma sì, mia, sì, ma sì, che regia, sì, sì, efficiente il nostro grande Alessio. Insomma, Palermo che ospiterà il Nola, Savoia che affronterà il Corigliano, e poi Dolores, come spesso accade, il Corigliano, l'avversario del Savoia, sarà quello del Palermo nel turno successivo. Sì, si scambiano gli avversari da una giornata all'altra. Esatto, ma è normale, ovviamente giocano lo stesso campionato, non è, e questo è inevitabile, per cui bisognerà vedere a questo punto non tanto quello che farà il Savoia, ma quanto riuscirà a fare il Palermo. Io mi auguro veramente che il mister Pergolizzi abbia chiaro questo mantra, potremmo dire, cioè non guardarsi alle spalle, perché comunque un po' di margine c'è, ma continuare proprio a spingere forte, esatto, dritti come un treno, e non stare a guardare i risultati che arrivano dall'altro campo, lo devono fare gli altri. Al momento godiamoci la possibilità di non dover necessariamente avere, diciamo, l'orecchio incollato alla radiolina per capire cosa succede sul campo del Savoia e viceversa. Allora, sei seduta su una sedia, ma immaginati su una panchina, quindi chi schieri come punta centrale? Sforzini, Ricciardo, Lucca, domenica dal primo minuto? Bella domanda. Sei pronta a rispondere? Sì, io in realtà ti risponderei come ha risposto il mister. Ovvero? È che molto probabilmente ritroverà il suo posto Ricciardo. Ah, quindi sì? Sì, dovrebbe ritornare titolare dall'inizio, insomma. È pur vero che in un Palermo dove hanno segnato praticamente tutti, dove non c'è un leader inamovibile per quanto riguarda insomma le marcature, è un bel rebus di domenica in domenica. Non ci si può che augurare che il mister riesca a fare la scelta migliore in funzione di quello che l'organico offre, insomma che si trovi il giocatore più pimpante. Per fortuna
la fortuna ritorna quest'anno nel campionato del Palermo. I vari giocatori chiamati a sopperire alle mancanze di organico si sono dimostrati all'altezza e hanno, come dire, siglato le loro prestazioni sempre andando in gol. Tranne nell'ultima partita che ahimè sappiamo essersi conclusa beffardamente per il Palermo, però diciamo che ritrovare il bel Ricciardo, bello come giocatore, quello delle inteso, prime 10 partite, esatto, dieci non partite sarebbe assolutamente male. Non sarebbe male, va bene. Ieri abbiamo celebrato il talento del classe 2000 Lorenzo Lucca ospitando Antonino in Borgia, agente del calciatore e ovviamente notissimo operatore di mercato. Potrete leggervi e gustarvi l'intervista esclusiva realizzata con Ninni in Borgia proprio sul nostro portale all'indirizzo www.medical.it. Più tardi troverete anche online l'intervista realizzata con Alberto Pomini, portiere del Venezia, ex portiere del Palermo. Dobbiamo salutarci, ma dobbiamo lanciare i nostri colleghi. Esatto, ricordiamo Radio Mediagol tutti i giorni alle 15 e alle 18. Mentre il venerdì alle 21.45 ritorna l'appuntamento imperdibile con le nostre Lady Mediagol, Giulia Marraffa. E noi ti aspettiamo sempre. È probabile che questo venerdì farò una sortita. Sì. Ok, fantastico. Quindi attenzione perché c'è il poker, Lady Mediagol. Ricordiamo, poker, esatto, le 21.45 venerdì. E basta, poi per tutti gli aggiornamenti, è riduttivo perché per tutti gli aggiornamenti in tempo reale c'è sempre www.mediagol.it. Non boicottiamo i nostri colleghi alle 18, Massimiliano Radicini e Benedetto Forestiere. L'abbiamo detto. Li sto nominando adesso. Ok, saranno, giusto. Saranno i conduttori della trasmissione delle 18, sempre con Alessio in regia. Per quanto ci riguarda, Dolores, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima settimana. Ringraziamo sempre i nostri colleghi di redazione che ci permettono di essere qui a raccontare e a raccogliere le interviste esclusive del Palermo e ci diamo appuntamento con te la prossima settimana. Un saluto ai web ascoltatori. Buon pomeriggio.